Repubblica? Ma ritorno a quello che ho detto prima, partendo dal concetto che quello che noi vogliamo, e penso che lo voglia anche il consumatore, è di essere garantito circa la sicurezza alimentare, che ci sia o non ci sia l'asterisco, onestamente non vedo il problema. Il problema poi tra l'altro è l'asterisco eventualmente sugli alimenti e sulle materie prime congelate o surgelate, diverso è poi il trattamento che l'operatore del settore alimentare nella sua attività fa per poter essere sempre pronto di fronte all'emergenza ad avere un prodotto comunque igienicamente idoneo, perché sicuramente dal mio punto di vista molto meglio poter offrire un alimento preparato che poi è stato congelato attraverso tra l'altro i sistemi di cui ci parlava il signore dell'Electrolux, che oggi sono sicuramente molto validi, e poi dopo poterlo scongelare, purché correttamente, quindi sempre con le procedure di autocontrollo ben chiare, scongelare al momento del bisogno. Questo potrebbe sicuramente ridurre gli scarti, abbassare i costi e, dal mio punto di vista, cosa che più mi interessa, offrire un prodotto igienicamente idoneo. Nutrizionista. Grazie. Ma a mio avviso, quindi, l'imputato vero non è il processo di surgelazione, è il diritto, sì, ma è certamente la qualità, però dipende molto dalla materia prima, quindi tra prodotto surgelato e congelato per me c'è una certa differenza. Se è surgelato ed è di qualità, non vedo il motivo di dover mettere un asterisco, perché ha le stesse caratteristiche del prodotto fresco. La difficoltà è distinguere poi i diversi tipi di prodotto che sono in commercio. Io sono a favore dell'informazione sul prodotto surgelato ed è di qualità, non c'è nessun problema a non mettere nessuna indicazione. Microfono. Sì, ma il consumatore a mio avviso non ha bisogno di sapere questa cosa, come diceva lo chef prima, alla fine è un rapporto di fiducia, ci sono delle persone professionisti che producono ad un certo livello, ci può essere in tutti i casi, no, chi produce con materie prime di qualità inferiore, però possono essere surgelate, congelate o fresche, non fa differenza. Grazie, grazie dottor professor Simonetti. Al consumatore che cosa possiamo a questo punto proporre, che FIBE si scadenti? Io penso che la cosa da fare, come ripeto, è cercare di dare un messaggio, se ci si riuscisse, perché è veramente molto complicato riuscire a spiegare al consumatore, dopo tanti anni, che uno abituato a vedere l'asterisco con scritto congelato o surgelato, lo vai a togliere di punto in bianco, diventa molto molto complicato. Quindi io penso che veramente bisognerebbe cercare di fare un'opera, francamente non so come si può fare, però dire di punto in bianco, oggi io ti dico personalmente, ritengo che sia perfettamente inutile mettere, questa qui è una mia opinione personale, però riuscire a trasferire questo messaggio ai consumatori facendo capire che effettivamente sapere che il prodotto è congelato, che il prodotto non è, è stato surgelato oppure non è surgelato, io penso che non cambi assolutamente nulla, anche perché poi pochi sanno fare delle cose fantastiche con i prodotti surgelati, sanno trasformare come vogliono, non è che hanno bisogno, tutti i più bravi lo sanno fare questo tipo di lavoro. Ma questo, ecco, quindi io proprio penso che sia veramente importante cercare di riuscire a trasferire questo messaggio sulla forse l'utilità di dare queste informazioni. Questo è come, parlo di un'altra cosa, come sull'origine degli alimenti, la tracciabilità degli alimenti, io devo sapere da dove arriva il grano, qui è stata fatta la merendina. In effetti al consumatore, poi alla fine, dal punto di vista pratico, se sa che il grano qui è stata fatta la merendina, arriva dall'Australia, che cosa gli cambia, insomma, come sicurezza? Quindi rimane proprio dal fatto del riuscire ad avere una conoscenza, una percezione di quelli che sono le origini delle materie prime, e purtroppo le origini delle materie prime, cioè purtroppo queste materie prime arrivano da diverse parti, c'è anche il fatto che arrivano anche congelate e congelate. Però è importante, secondo me, prima di prendere le decisioni, che sicuramente poi sarà la decisione che prenderà a livello politico, cercare di dare quanto massimo, quanto più possibile,
dentro l'informazione corretta ai consumatori che sostanzialmente non ci sono differenze dei prodotti freschi dei prodotti freschi e prodotti speciali. Grazie mille. Credo che attualmente il dottor Fiore sia la persona più giusta a poter fornire una risposta allo chef per quanto riguarda il suggerimento di avviare un'opera di informazione non solo nella categoria in maniera da riformare i comportamenti, ma anche ruota ai consumatori che sono gli utenti dei ristoratori. Diciamo che la mia esperienza dice che i consumatori sono stati ingannati da tutta una serie di campagne. Pensate, c'è gente che dice se non mangi biologico stai male, a credere alle folle più folli sul cibo. Io dico una cosa, statisticamente non c'è stata nessuna disinfezione, nessun fenomeno patologico per aver mangiato un prodotto congelato o fresco. Non fa nessuna differenza sotto il profilo della salute del consumatore. Allora io direi, invece di mettere le etichette, diciamo al consumatore se in quell'alimento, se nel formaggio c'è la lisozima da uovo e quindi gli fa male perché lui è allergico all'uovo. Perdiamo il tempo per dire cose utili, non per dire fesserie che non stanno né in cielo né in terra, perché il consumatore deve essere tutelato, ma tutelare il consumatore significa metterlo in grado di sapere quali allergenici possono essere dei piatti che lui consuma, perché quelli sì che gli fanno male, ma mangiare una cosa surgelata o mangiare una cosa fresca sotto il profilo della salute non fa nessuna differenza. Poi una cosa, io mi auguro, adesso ho sperato che il Presidente riprenda questa proposta, cioè sarebbe bellissimo se la Federazione della Pubblica Esercizi, l'Unione dei Consumatori potessero insieme fare un'opera di sensibilizzazione sui consumatori e sugli esercenti, che sarebbe garantita da un lato dalla Federazione nei confronti dei consumatori e dall'altro dai consumatori nei confronti degli esercenti, dicendo una volta tanto le stesse cose e facendo giustizia di tutte le folle che ci stanno sul mondo dell'alimentazione. Adesso siamo in una situazione di crisi, non ci possiamo permettere determinati lussi, sto pensando a cose tipo chilometro zero in gare d'appalto, quando poi per la ristorazione scolastica, quando poi quei prodotti della Regione Lazio non li trovi. Sto pensando al problema del biologico, sto pensando anche ad una giusta informazione sugli OGM, perché sugli OGM si parla tanto, ma forse si è distratti da altre questioni di tipo politico o settario. Quindi andrebbe con l'autorevolezza di FIBE e di Unione dei Consumatori fatta una campagna finalmente che dica la verità e quali sono i problemi reali dei consumatori e degli esercenti, perché ricordiamoci che gli esercenti quando fanno gli acquisti sono anche loro consumatori e vanno tutelati. Presidente, lei è stato chiamato più volte in causa, a lei l'onere di tracciare le conclusioni, ma soprattutto di farci sapere in anticipo quale linea di indirizzo la FIBE potrebbe prendere su questa materia. Linea di indirizzo della FIBE è la linea di indirizzo dettata dal buonsenso e di evitare poi quelle che sono burocrazia o cattive iniziative su cose che sono veramente utili. Tra l'altro nel dibattito che si è sviluppato è mancata forse un'informazione importante, lei certamente sa più di me che il maggior numero delle intossicazioni alimentari non arriva al ristorante, ma arriva nella cattiva conservazione del prodotto che il consumatore fa in casa. Per cui una delle prime cose da fare è quella certamente di controllare, sanzionare, monitorare quello che è il fronte della ristorazione, ma anche quella, in questo raccogliamo gli inviti ai consumatori, far crescere anche educazione e formazione in capo al consumatore che deve sapere come va trattato un prodotto. Ciò premesso, la finalità per la quale FIBE fa queste iniziative è duplice. La prima evidentemente è quella di stare sul pezzo dei temi che vengono sollevati a livello associativo su quelle che sono delle priorità, sugli aspetti di organizzazione del lavoro. Ieri abbiamo presentato la nota sui consumi o quelli che sono aspetti collegati alla gestione del personale, oggi abbiamo voluto fare questo passaggio perché
sulla, prendendo spunto anche non solo da sollecitazioni che ci arrivano da Tutto Food, che ringraziamo per l'ospitalità, ma anche da un caso che è stato gestito dal nostro bravo avvocato Giolabella, abbiamo voluto fare il punto sull'uso di quella che è l'informazione sul congelato, sul gelato, anche perché a nostro avviso riteniamo sul argomento ci sia ancora molte cose da fare e le divergenze che sono emerse nel dibattito lo confermano. E terzo, il secondo aspetto è quello evidentemente di stare sul pezzo dei problemi che ci vengono sollevati dai nostri associati. L'aspetto del congelato sul gelato è, l'avete detto voi, è un tema allargato che tocca il rapporto con il consumatore che va educato, informato, ma molto spesso dovrebbe essere lo stesso consumatore che dovrebbe diligentemente prendere atto di quello che sono il suo atteggiamento alla spesa. Il rapporto evidentemente di carattere commerciale, qui Electrolux ha portato brillantemente quelle che sono le novità in campo tecnologico che hanno portato evidentemente a delle migliorie che tutelano anche la salute del consumatore. Qualcuno ha toccato anche la necessità che il congelato è anche un fatto obbligato e se vuoi evidentemente vendere ciliegie d'inverno o avere prodotti da altri continenti, evidentemente quella che è la tecnica di congelazione, di suggerazione, di conservazione è un evento assolutamente importante. L'obiettivo della FIP è quello di evitare burocrazia, perché nel 2013 è anacronistico pensare di tutelare il consumatore mettendo un asterisco su un prodotto congelato, surgelato, quando piuttosto probabilmente è necessario un percorso insieme fatto anche evidentemente con le istituzioni pubbliche che sull'argomento hanno la responsabilità massima di vedere insieme perché sono gli atteggiamenti costruttivi seri e per eliminare da una parte burocrazia e dall'altra dare la giusta informazione al consumatore su quelli che sono i temi. La salute è un elemento fondamentale, si stanno facendo passi importanti ritengo e su questo la FIPE ha la responsabilità certamente di tutelare gli interessi degli associati, ma una tutela che non va fatta a prescindere ma con quelli che sono anche gli aspetti di responsabilità nella gestione del ruolo dei rappresentante sindacale, va a dire di promuovere, sostenere, tutelare il settore ma anche di farlo crescere. Qui raccolgo l'invito di Morelli di voler certificare gli aspetti formativi, ma al di là della certificazione, della presenza e i percorsi formativi dipende molto anche dall'approccio che ci poniamo alla formazione. Io posso frequentare tutti i corsi di questo mondo, ma se vado solo per avere un titolo e senza portarmi a casa invece quello che invece il riscontro della formazione, questa diventa oggi probabilmente una delle cose eccessive è l'inflazione di corsi di formazione che c'è nel nostro paese. È molto più importante invece quella che è l'approccio alla formazione con lo spirito proprio di crescere. Oggi abbiamo un consumatore certamente molto esigente, deve crescere invece sugli aspetti di competenza, va detto con rispetto e con l'educazione del ruolo, insomma. E la competenza cresce evidentemente con l'informazione, oggi sul cibo c'è un'inflazione di trasmissioni televisive che sono certamente utili a promuovere un settore, ma spero che siano anche utili a coltivare nel coltivatore un'attenzione sempre maggiore sul cibo. Parliamo del paese che fa del cibo uno dei suoi asset principali e come Milano ci approntiamo ad ospitare Expo 2015 con le responsabilità, le aspettative di sviluppare non solo business ma anche educazione sui temi del cibo, su quelli che sono gli eccessi, le devianze, le ingiustizie che ci sono su questo mondo e questi incontri che abbiamo voluto fare in questo modo informale ma che poi sono ripresi sul nostro sito, diffusi tra gli associati, servono per crescere l'educazione sul cibo, certamente da parte di chi lo lavora professionalmente come noi ma anche nei rapporti con il consumatore. Io non posso ringraziare Tutto Food per l'ospitalità e voi che ci avete dedicato il vostro tempo prezioso per vedere di fare cose migliori e positive su un tema comunque che non è da sottovalutare perché spesso abbiamo anche recentemente un caso nel nostro sistema di una persona che a causa di un'intossicazione alimentare ci ha lasciato la vita, insomma, per cui il tema non va sottovalutato, un tema che va gestito con grande attenzione. E chi per mestiere come noi fa ristoratore o il pubblico esercizio su questo deve avere d'obbligo tutte quelle che sono le competenze che si acquisiscono mettendoci anche un po' di responsabilità e di impegno nel imparare. Grazie. Grazie a lei Presidente, credo che si possa chiudere questa tavola rotonda ringraziando tutti i partecipanti per il contributo offerto e ringraziando ancora una volta FIPE per l'iniziativa. Grazie.